Mi stai dicendo che per pubblicare un post, scrivere un contenuto, fare un'immagine e creare una sponsorizzata, tu vuoi 500 euro al mese, ma non te li darò mai. E c'ha ragione. C'ha ragione perché noi siamo i primi a svalutare il nostro prodotto, il nostro servizio. Noi social media manager siamo i primi a darci, così come si suol dire, la zappa sui piedi. Questo perché c'è un'ignoranza di fondo e noi stessi siamo disposti a svenderci pur di farci acquistare dalle imprese. Quello che facciamo oggi è spiegare che cosa fa un social media manager, perché si fa pagare tanto un social media manager, specie se bravo, e quanto costano i suoi servizi. Pertanto non perdiamo tempo e iniziamo subito. Quanto costa quindi un social media manager o comunque un'agenzia che si occupi di curare i social media della tua impresa? Il costo può essere molto variabile a seconda di diverse cose che fa l'agenzia o comunque il professionista. Per potervi dare un'idea di quanto in teoria dovreste pagare, ho strutturato questo video in 5 punti, che sono i 5 punti che è necessario analizzare per capire quanto costa una gestione. Il primo punto riguarda la fase iniziale, ovvero la consulenza. La consulenza consta in diverse fasi. La prima fase è l'analisi dell'azienda vera e propria, ovvero cerchiamo di capire l'azienda cliente, quali sono i suoi punti di forza, quali sono i suoi punti di debolezza, di modo da evitare poi, ad esempio sui social media, di andare ad evidenziare quelli che in realtà sono dei punti di debolezza dell'azienda e cercare appunto di evidenziare i punti di forza. Allo stesso modo cerchiamo anche di analizzare il mercato, ovvero cerchiamo di capire i competitor, cerchiamo di individuare quelli che sono i loro punti di forza e punti di debolezza e quindi cercare di capire dove insistere per cercare di appunto di batterli. L'altro aspetto che andiamo ad analizzare è il target, quindi analisi del target. E quindi andiamo ad analizzare quelli che sono i clienti della nostra impresa a livello puramente statistico, e qui faccio un breve disclaimer. Non è possibile che tutti i clienti esistenti sul mondo rientrino nel vostro target, principalmente per un motivo. Statisticamente è impossibile che tutti i clienti possano servirsi da voi, per prima cosa. E seconda cosa, se veramente voleste raggiungere a livello di sponsorizzate un pubblico mondiale, perché tanto tutti possono essere vostri clienti, dovreste spendere milioni e milioni di euro, quindi non è possibile. Come si fa l'analisi del target? Si va a vedere a livello statistico la vostra impresa quali clienti attira di più, uomini, donne, a livello di età, interessi, si cerca di capire quindi dove insiste per ottenere un miglior risultato. Dopo l'analisi del target si fa una cosa molto semplice, si vanno a definire gli obiettivi. Come si definiscono gli obiettivi? Prima di tutto il cliente dice cosa si aspetta dal social media manager o comunque cosa si aspetta dall'agenzia, ovvero acquisire più clienti, avere più visibilità, cose di questo tipo. Dopodiché si vanno ad individuare quelli che sono gli obiettivi reali, perché giustamente il cliente vorrebbe ottenere con la minima spesa il massimo risultato. Purtroppo nel caso dei social media o comunque nel caso dell'agenzia questo non è possibile. È possibile individuare quello che dovrebbe essere un obiettivo realistico, pertanto l'agenzia o il professionista ha l'obbligo di individuare l'obiettivo e definirlo in partenza. Ultima fase che si fa, e quella della consulenza, è la pianificazione strategica. Come funziona la pianificazione strategica? Si divide in due parti. La prima parte è la pianificazione di tipo organico, quindi gratuito. La seconda parte è la definizione a pagamento. Che significa? Significa che cerchiamo di capire quali sono i contenuti o gli interessi che sono interessanti per il cliente e per i clienti del nostro cliente. Successivamente andiamo a creare, almeno nel mio caso, poi ovviamente varia da agenzia ad agenzia, delle rubriche che possono essere interessanti per i clienti e di conseguenza che riescano a creare quel che è un appuntamento fisso, che possa essere settimanale o mensile. Successivamente si va a capire, in base al budget fornito dal cliente per le sponsorizzate, quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere e quindi le sponsorizzate che dobbiamo andare a realizzare. In questa fase si va a capire sui post che stiamo creando a livello di pagina quali sono, in base agli obiettivi, ciò che dobbiamo spendere e ciò che dobbiamo andare a spingere, quindi per portare maggiore risultato. Benissimo, cosa si fa subito dopo la consulenza? Si fa la fase 2, ovvero piano editoriale. Che cos'è il piano editoriale? Il piano editoriale altro non è che un piano di pubblicazione mensile, di regola mensile, ovvero cerchiamo di mostrare al cliente quello che andremo a pubblicare durante il mese. Questo in base alla consulenza, quindi in base agli obiettivi che ha proposto, in base ai contenuti che vuole realizzare, noi andremo a creare un piano editoriale di tipo mensile, con un numero di post variabile. Anche in questo caso molte agenzie utilizzano un pagamento per post, quindi per numero di contenuti che vai a fare, altre
fanno una gestione di tipo arbitrario, ovvero da un minimo di, ad esempio, 5, 6, 7 post fino ad un massimo di 12, 15 post. Cose di questo tipo. Ovviamente, solitamente varia in base al numero dei post. Nel caso di un forfettario come una seconda fase c'è un costo fisso. Come funziona il piano editoriale? Il piano editoriale si va a dividere in fase di creazione e fase di programmazione. Anche in questo caso il costo è variabile. Perché? Perché mi direte, ok, la creazione del post che cos'è? Semplicemente la creazione del testo, la creazione di un'immagine o di un video e la pubblicazione conseguente con una programmazione. La può fare chiunque? Certamente la può fare chiunque, però il professionista che cosa fa? In cosa si differenzia e perché si fa pagare di più rispetto a magari un dipendente che fa una semplice pubblicazione? Si differenzia dal fatto che la creazione la si fa utilizzando magari un'immagine esistente fornita dal cliente o di contro fornita da un professionista, ed è in questo che varia il costo, perché può richiedere l'intervento di un professionista come un fotografo o di un grafico che vadano a modificare il tuo contenuto. Se invece sei tu a fornire un contenuto originale all'agenzia o al professionista, in quel caso il costo dovrebbe in teoria abbassarsi. Ma se ti vai a fornire di professionisti, questi professionisti giustamente vanno pagati e quindi di conseguenza anche il costo del piano editoriale inizia a crescere. Oltre a questo, oltre a questi due professionisti, altra figura che si va a pagare assieme al social media manager, nel caso in cui il social media manager non abbia questo tipo di competenze, è quella del copywriter. Il copywriter è quella persona, quella figura che si occupa di creare testi allo scopo di vendere o di coinvolgere il cliente. Anche in questo caso non basta un semplice post realizzato del tipo vieni a trovarci, passa a trovarci, perché non servono assolutamente a niente quei post. Quindi se vi trovate in quella condizione con un'agenzia che vi fa quei post, sappiate benissimo che quel tipo di post non servono assolutamente a niente. Invece fare un racconto, uno storytelling, che è quello che si occupa di fare il copywriter, ha un riscontro enormemente maggiore perché ha lo scopo di fidelizzare il cliente. Quindi se nel caso in cui tu debba pagare tutti questi professionisti, il costo va ad aumentare. Altro aspetto importante è quello della programmazione. Perché? Perché anche in questo caso non basta semplicemente programmare il post all'ora di pranzo, perché in teoria fanno tutti così. No, perché la cosa varia da azienda ad azienda. Infatti vi rendete conto, se studiate le grandi imprese che pubblicano sui social media, che l'orario varia tantissimo a seconda dell'azienda, proprio perché il pubblico che c'è dietro, che segue la pagina, quindi un pubblico che tu hai creato, che dovresti aver creato in teoria, si connette alla tua pagina a livello statistico in modo diverso rispetto a quello che fanno con altre pagine, che possono essere anche dello stesso settore. Vi faccio l'esempio di due aziende che ho io, una di Gravina e l'altra di Altamura, che si occupano di vendere auto. Potrebbe avere in teoria lo stesso tipo di target, ma in realtà non è così. Semplicemente perché quella di Gravina ha un target più di basso livello, nel senso che le auto che vende sono molto più accessibili, dato che non sono auto estremamente rinomate o comunque sono facilmente commercializzabili. Nel caso invece dell'azienda di Altamura, quel tipo di azienda ha un target molto più elevato perché vende auto di un livello più elevato. Di conseguenza il pubblico sarà necessariamente diverso. Da un lato avremo persone con una disponibilità economica più limitata, dall'altro avremo persone con una disponibilità economica più elevata. Quindi anche in quel caso l'orario sicuramente sarà differente, proprio perché le abitudini e gli interessi delle persone saranno differenti. Terzo aspetto estremamente importante per valutare il costo di un'agenzia di social media manager è quello della gestione della community. L'obiettivo più importante e il fondamentale per un social media manager o comunque per un professionista, un'agenzia che si occupa di seguire i tuoi social media, dovrebbe essere quello di creare una community ancor prima di procurarti delle vendite, proprio perché se riesci a creare una community fidelizzata attorno al tuo prodotto, vi faccio l'esempio di Apple che conoscete tutti, con i cosiddetti Apple fan che vanno dietro ad Apple per qualsiasi cosa fa, se riuscite a creare questo tipo di community attorno al vostro prodotto o servizio, di conseguenza le vendite arriveranno totalmente in automatico. Pertanto la gestione community è estremamente importante e anche questa rientra nella parte di costi, proprio perché può prevedere la gestione dei messaggi in entrata, la gestione dei commenti, la moderazione degli stessi, perché ovviamente una community può anche a un certo punto diventare tra virgolette tossica, ovvero puoi attirare persone che magari non sono né in target ma allo stesso tempo possono portarti cattiva pubblicità verso l'azienda. Quindi questo tipo di analisi va fatta dal social media manager. Quindi il social media manager si occupa di vedere la tua community, di alimentarla con i contenuti di cui abbiamo detto prima, di rispondere ai messaggi nel caso ci siano messaggi di entrata. Se sono messaggi molto particolari in cui
non ha le competenze per poter rispondere, perché magari le competenze le hai solo tu titolare, si dovrà occupare di interfacciarsi con te e ricordarti che c'è un messaggio in entrata a cui devi rispondere, quindi farti in certo senso anche da promemoria. Questo ovviamente, parlo delle piccole imprese con cui lavoriamo noi, solitamente nella gestione della community noi non la realizziamo, proprio perché essendo piccole imprese e avendo tempo a disposizione per poter rispondere ai messaggi o per poter rispondere ai commenti, lo fanno totalmente in autonomia. Ciò non toglie che nel caso in cui viene richiesto questo tipo di gestione, oltre a quella del piano editoriale e la consulenza iniziale, questa avrà un costo maggiore in base ovviamente alla grandezza della community stessa. Ad esempio, per piccole imprese con un target di persone non troppo elevato avrà un costo nettamente inferiore. Per grandi imprese con grandi numeri, quindi grandi commenti da dover gestire, che magari richiedono diverse ore al giorno per essere moderati, avrà un costo nettamente più alto. Quarto aspetto estremamente importante sono le sponsorizzate. Cosa si intende per le sponsorizzate? Non si intende semplicemente la messa in evidenza di un post o l'acquisizione del like ad una pagina, ma una vera e propria campagna volta al raggiungimento dell'obiettivo che si è posto nella prima fase, quindi quella della consulenza. Ovviamente questa fase della consulenza va rinnovata in teoria ogni 3-6 mesi, cioè vanno rivisti gli obiettivi, vanno modificati gli obiettivi a seconda delle esigenze dell'impresa, perché magari possono variare anche di mese in mese, quindi in ogni caso è necessario un aggiornamento costante in base al quinto punto che vi mostrerò immediatamente dopo. Quindi, in cosa consiste? Nella analisi, nella progettazione, adesso li spiego tutti quanti, nella pubblicazione o comunque messa online e nell'ottimizzazione. Ok, per chi non ha mai avuto a che fare con il business manager di Facebook, sappia che questo è il servizio che personalmente mi faccio pagare di più, semplicemente perché oltre al piano editoriale che obiettivamente ha un costo più elevato, ma la gestione delle sponsorizzate è qualcosa di realmente difficile nel caso in cui tu la voglia fare bene. Se poi vuoi mettere in evidenza il post o mettere in evidenza la pagina, obiettivamente è molto molto semplice, ma se tu hai degli obiettivi ambiziosi, vuoi ottimizzare il budget, perché io sono molto abituato a lavorare con budget estremamente risicati, devi necessariamente andare a svolgere tutte queste fasi. La prima fase è quella dell'analisi e consiste nel capire qual è l'obiettivo dell'impresa, individuare il target di riferimento con gli interessi di riferimento, vedere come si comporta la concorrenza di mese in mese e studiare poi nella seconda fase quelle che sono le sponsorizzate. Successivamente bisognerà capire quando pubblicarle queste sponsorizzate, perché ovviamente varierà da giorno a giorno, da data a data e in base a quello che succede all'interno del mondo, diciamo, per capire effettivamente se quella sponsorizzata può funzionare. Ad esempio, nel caso dell'agenzia, nel caso dell'azienda che gestiamo noi, che si occupa di sanificazione, durante il periodo in cui c'era, diciamo, un allarme pandemia molto più elevato rispetto a quello che c'è in questo momento, le sponsorizzate avevano un risalto estremamente maggiore rispetto a quello che hanno adesso. Di conseguenza, la fase di pubblicazione non potrà essere la stessa da un mese all'altro, varia a seconda appunto degli obiettivi e del contesto. Nella quarta fase abbiamo anche l'ottimizzazione, ovvero cerchiamo di capire se la nostra sponsorizzata sta funzionando bene, se dobbiamo variare qualcosa a livello di immagine, a livello di testi, cerchiamo di ottimizzarla al meglio. Questo lo si fa sempre tramite il business manager di Facebook, andando a confrontare quelle che sono le sponsorizzate che stiamo realizzando, cercando di capire qual è il contenuto che funziona di più in base al nostro target di riferimento. Questa fase delle sponsorizzate è estremamente importante, io la ritengo obbligatoria, perché non puoi fare alcun tipo di gestione social media se non è previsto alcun tipo di sponsorizzata. Paradossalmente io preferisco consigliare ai miei clienti che non hanno tanto budget di gestirsi loro il piano editoriale, ma di fare più sponsorizzate e di avere un maggiore budget da poter investire per le sponsorizzate. Proprio perché Facebook sappiamo benissimo che funziona letteralmente a benzina, cioè a pagamento con le sponsorizzate. Se non hai budget da poter spendere in queste sponsorizzate, di conseguenza non potrai ottenere molti risultati. Di contro, se tu hai una pagina ben avviata con una buona community, potrai anche risparmiare qualcosa sulle sponsorizzate, magari aumentare la qualità del piano editoriale servendoti di un fotografo, di un grafico o cose di questo tipo. Quinto e ultimo aspetto, che vi devo dire la verità, viene sottovalutato anche dai miei stessi clienti, è il report. Il report è qualcosa di estremamente importante all'interno di una gestione, perché ti consente di capire se effettivamente il professionista o l'agenzia che ti sta curando sta facendo un buon lavoro, perché potrebbe in teoria venderti letteralmente fuffa e tu non te ne accorgeresti neanche. Il report invece ti consente di confrontare quello che sta dicendo l'agenzia o il professionista con quelli che sono i dati effettivi trasparenti di Facebook, quindi tu riesci a renderti conto se effettivamente quello che ti sta dicendo il consulente è vero o
paradossalmente ti sta mentendo e magari sta facendo un lavoro sbagliato o pessimo. In cosa consiste? Consiste semplicemente nell'analisi dei risultati ottenuti, questo sia a livello organico, quindi vedendo quelli che sono i post che sono stati pubblicati, sia a pagamento, quindi mostrando quelle che sono le sponsorizzate che sono state realizzate e mostrando i risultati che si sono ottenuti tramite queste sponsorizzate, quindi la copertura, il numero di persone che sono raggiunte, se l'interesse era giusto o sbagliato, l'orario in cui abbiamo raggiunto le persone, se il tipo di target di riferimento coincide a livello statistico con i clienti del nostro cliente. Questo lo puoi trovare tutto nella fase di analisi. Nella seconda fase abbiamo la fase di ottimizzazione e noi inseriamo in questa fase anche quelli che sono i consigli per l'impresa. Ok, questi consigli possono essere sia online sia offline, ovvero se ci rendiamo conto che magari l'impresa ha bisogno a livello puramente con i clienti, di contatto con il cliente, di una modifica o magari l'implementazione di un particolare servizio che noi ci siamo resi conto che possa essere utile magari studiando anche la concorrenza, lo andiamo a consigliare anche in questa fase, oltre che l'ottimizzazione di quel che è la comunicazione, quindi cerchiamo di capire se effettivamente tutto quello che stiamo pubblicando nel piano editoriale corrisponde effettivamente con quel che è il contatto che ha il cliente con i suoi clienti, quindi cerchiamo di capire se effettivamente la comunicazione coincide e se è apprezzata da entrambi i lati. In questa fase cerchiamo di capire questo tipo di cose. Ultima fase, andiamo a creare una reportistica delle attività svolte e delle attività che andremo a realizzare, ovvero cerchiamo di mostrare quelli che sono stati i lavori fatti durante il mese, quindi che possa essere creazione di post, ottimizzazione grafiche, invio del fotografo, tutto quel che riguarda appunto cosa ha fatto l'agenzia di social media per la tua impresa. Dopodiché andiamo a programmare quello che sarà il mese immediatamente successivo con la conseguente programmazione del piano editoriale, perché io solitamente durante l'appuntamento mensile vado ad inserire non solo il report ma vado ad inserire anche quel che è il successivo piano editoriale. Qui si fanno tutte le modifiche del caso, oltre che l'ottimizzazione a livello comunicativo, perché ripetiamo sempre, l'agenzia non può sapere tutto quello che succede all'interno dell'impresa e ovviamente non può conoscere alla perfezione il mercato. Di conseguenza il titolare questo può farlo, può conoscerlo e può essere di supporto all'impresa, all'agenzia in questo caso. Benissimo, qui vi faccio un breve disclaimer. Se avete l'idea di affidarvi ad un'agenzia e dire ti do la gestione del sito, ti do la gestione del social media, ti do la gestione di Instagram, questi sono i soldi per le sponsorizzate, vedi tra la tu, occupatene tu, io non me ne voglio sapere assolutamente niente, siete fuori strada. Semplicemente l'agenzia non potrà mai e poi mai fare un ottimo lavoro, semplicemente perché non conosce il mercato, non conosce il prodotto quanto lo conoscete voi. Pertanto non può andare ad ottimizzare i risultati, non può ottenere risultati ottimi rispetto a quanto se ci foste voi a seguire questa agenzia. Pertanto la collaborazione non deve essere semplicemente in un singolo verso, ma deve essere da entrambi i lati. Perché? Perché l'agenzia non è semplicemente un modo per scaricare una gestione, ma deve essere un supporto nell'ottimizzazione dei risultati. Voi sapete il vostro lavoro, l'agenzia sa il suo lavoro, dobbiamo coniugare tutte e due le competenze allo scopo di ottenere i risultati che ci stiamo aspettando, gli obiettivi che ci siamo preposti al punto 1. Ok, benissimo, ma quanto costa alla fin fine una gestione social media? Ok, prima di tutto vi dico varia, però vi do indicativamente dei prezzi. Parte per le agenzie serie da 250 euro al mese sino a 1.500 euro al mese. Perché c'è questa variante? Prima di tutto perché ci sono diversi aspetti da analizzare. Il primo aspetto che devi analizzare è l'impresa, ovvero l'impresa cliente. Perché? Perché un'impresa grande, quindi che magari ha diverse esigenze, ha bisogno di fare più post, ha bisogno di fare più contenuti, ha bisogno di essere seguite di più, magari c'è una community più grande da seguire alle spalle, può avere un costo che magari si può avvicinare a questo tipo di cifra. Di conseguenza invece un'impresa più piccola che magari non ha bisogno di chissà quale tipo di cura o comunque di gestione o comunque riesce a dare un supporto per quelli che sono i contenuti e quindi magari si può risparmiare sul costo del fotografo o del grafico, avrà un costo molto più simile al lato sinistro della lavagna. Pertanto oltre all'impresa va considerato anche se va gestita la community e anche in questo caso varia a seconda della dimensione della community stessa. Una community più piccola che magari deve gestire una decina di messaggi al giorno o 5 messaggi al giorno avrà bisogno di una cura minore rispetto ad una community più grande che magari deve gestire 1.000 o centinaia di messaggi al giorno o di commenti al giorno. Altro aspetto fondamentale, come già vi dicevo prima, è l'importo delle sponsorizzate. Perché una cosa è gestire 50 euro di sponsorizzate, 100 euro di sponsorizzate al mese, una cosa è gestire
migliaia e migliaia di euro di sponsorizzate al mese. Fidatevi che le grandi imprese spendono anche più di migliaia di euro al mese allo scopo di ottenere risultati, allo scopo di portare più clienti a casa. Pertanto, quando vai a creare delle sponsorizzate, avrai bisogno di ottimizzare molto di più il budget nel caso di grandi imprese, proprio perché i soldi che si vanno a sprecare sono molto più alti rispetto a una piccola impresa che con 50 euro riesce più o meno, 50-100 euro, riesce a gestire più o meno facilmente il budget, riesci a renderti conto immediatamente, o comunque il numero di sponsorizzate che devi fare è estremamente inferiore rispetto ad una grande impresa. Altro aspetto fondamentale che va a pregiudicare il costo riguarda l'esperienza, ovvero l'agenzia o il professionista che ti sta seguendo quanto ha di esperienza alle spalle, quanti anni, quanta competenza ha di esperienza alle spalle. Una cosa, ad esempio, è affidarsi a un social media manager che non ha esperienza all'interno di quest'ambito, o comunque a livello grafico non ha competenze, o non ha un grafico a cui affidarsi, o non ha un fotografo a cui affidarsi. Una cosa è affidarsi a un'agenzia di comunicazione che all'evenienza ha a disposizione diverse figure che può fornirti. Ecco perché, adesso vi faccio un breve disclaimer, non è possibile sentire frasi del tipo lo può fare mio cugino, lo può fare mio nipote, proprio perché ci sono persone, come vi ho già elencato prima, il social media manager, il copywriter, fotografi, grafici, o persone che si occupano di studiare unicamente strategie di comunicazione e di marketing, che hanno alle spalle studi di anni e competenze ed esperienze annuali prima di effettivamente affacciarsi a qualche la vostra impresa. Ma anche da competitor a competitor varia, perché ci sono agenzie che hanno alcuni tipi di competenze, fanno alcuni tipi di gestione che non sto qui a commentare, ed altre che magari hanno un altro tipo di cura e fanno altri tipi di gestione. Quindi, a seconda degli obiettivi del cliente, dovrà, chiaramente in base al target, quindi a seconda di quello che può spendere il cliente, dovrà scegliere a seconda, diciamo, del budget dove vorrà porsi. Se un'azienda è piccola, ovviamente cercherà di spendere quanto meno possibile e dovrà fornire a sua volta delle competenze all'agenzia di modo che possa sopperire al costo mancante. Se invece è un'azienda più grande che non ha la possibilità o comunque non ha il tempo di rubare, appunto, sottrarre del tempo ai dipendenti dell'azienda stessa, potrà spendere qualcosina in più allo scopo di portare risultati e avvalersi magari di professionisti. In genere la maggior parte delle imprese, o la maggior parte delle agenzie, la maggior parte dei professionisti è molto flessibile da questo punto di vista, come succede nel mio caso. Difficilmente impongo ad un'azienda che debba utilizzare il fotografo o il grafico. Se ha a sua disposizione un fotografo o un grafico interno, o magari ha un suo contatto che si può contattare e può collaborare con l'agenzia, magari pagando qualcosina in meno, solitamente le agenzie sono molto disponibili da questo punto di vista, proprio per cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze del cliente. Spero quindi di avervi chiarito un po' le idee su quel che è il mondo del social media marketing e quindi quali sono i costi e le competenze che sono necessarie se vuoi effettivamente avvalerti di un'agenzia di social media o di un professionista che si occupi di gestire i social media della tua impresa. Se hai altre domande mi lascia un commento qui sotto, provvederò a risponderti quanto prima possibile. Se il video ti è stato utile lascia un like, iscriviti al canale, perché nei prossimi video continueremo a parlare di marketing e comunicazione digitale per le piccole e micro imprese. Noi ci vediamo mercoledì prossimo.